Altro ospite d'eccezione al Reggia Festival Visioni Reali, il regista Sergio Rubini. Martedì scorso protagonista della penultima serata della rassegna, con lui l'intero cast del film I Fratelli De Filippo. Intervistato dal direttore artistico Remigio Trucchio, Rubini ha spiegato il perché della scelta di raccontare i De Filippo e ancora della scelta degli attori e delle grandi soddisfazioni che questa pellicola, di cui è già pronto il seguito, gli sta dando. Questo film è una storia di tre fratelli di talento, nati però in una condizione fortemente marginata, che appunto grazie al talento e alla tenacia riescono a ribaltare il proprio destino. E quindi diciamo è una storia bellissima, è una storia che dà tantissima speranza a tutti. Si può partire anche dalle retrovie, ma se abbiamo talento e tenacia riusciamo a cambiare la nostra storia. Ecco, il sequel racconta diciamo, la difficoltà di restare uniti. Se la prima storia raccontava la difficoltà di riuscire a costituire questo gruppo e quindi questa voglia di rivalsa anche rispetto alla famiglia di serie A, perché appunto i De Filippo nascono come famiglia di serie B rispetto alla famiglia Scarpetta, poi invece ottenuto il successo la loro difficoltà diventa quella di rimanere uniti, anche perché sono tre individui assolutamente diversi, tutti e tre di talento, e quindi è la difficoltà di questo gruppo di rimanere unito. Il gruppo riesce a rimanere unito grazie anche un po' alla mamma che fa da collante, la seconda guerra mondiale, e poi quando esplode il trio i tre personaggi diventano quelli che appunto conosciamo tutti. Edoardo diventa Edoardo, Peppino diventa Peppino, Titina purtroppo è andata via prima degli altri, ma diciamo esplodono a quel punto le loro individualità. Beh, questo è un film che ha tantissimi protagonisti, perché è un film a tre protagonisti. Poi c'è come protagonista anche, come dire, il teatro, perché uno dei protagonisti di questo film è il teatro. E poi la grande protagonista di questo film è Napoli, la città di Napoli. Napoli, dice Edoardo, è un teatro antico e quindi diciamo ogni napoletano potenzialmente è un attore. Questa città è una città pulsante in cui è vivissima ancora oggi una dialettica. Anche il mio film ha aperto dibattiti, contrapposizioni, fazioni. Questo è abbastanza incredibile, potente, quindi è una città che mantiene una sua fortissima vitalità. Sono grato a Napoli, alla storia di Napoli, l'ho sempre guardata con ammirazione, anche col punto di vista di un meridionale che guarda Napoli come ad una capitale. Quindi è un tributo alla città di Napoli, questo film, e in qualche modo ringrazio anche Napoli per avermi accettato, perché poi il film è stato accolto, solo a Napoli è stato visto da 400.000 persone quella sera su Rai 1, e quindi in qualche modo questo è, devo confessare, mi sono avvicinato a questo progetto con grandissima umiltà, ma questa medaglia sento di mettermela al petto e la tengo in petto con grande gelosia e un grande orgoglio.